Cincinnato è una storica realtà vinicola di una piccola città, Cori, sui Monti Lepini, e tutto del nostro lavoro vuole raccontare questo, l'unicità di un territorio e la sua storicità. A iniziare dal nostro nome, Cincinnato, appunto, un omaggio ad un nobile console romano, definito anche come aristocratico contadino, perché scelse di dedicarsi all'agricoltura in questi territori. Sono unici anche i nostri vitigni, a partire dal bellone descritto da Plinio nei suoi antichi testi al raro nero buono, su cui stiamo conducendo un importante lavoro di recupero. Dico sempre che bere un bicchiere di vino non è soltanto piacere, ma è un racconto, quindi ricordi le annate, quello che vivevi in quell'anno, il posto dove l'hai bevuto, la persona con cui eri, per cui è proprio un racconto. Racconta la passione di circa 100 famiglie, perché appunto noi siamo il lavoro di tante famiglie che lavorano insieme per ottenere un obiettivo comune. Qui dal centro aziendale la cosa magica è che ti giri e guardi Cori, quindi tutta arroccata con il tempio che si vede di Ercole, e volti il viso e c'è il mare. È un richiamo alle nostre origini, quindi alla storia di Roma, da cui ti stiamo pochissimi chilometri, e racconta un territorio ricco di templi, ma anche in termini minerali, quindi è un territorio vulcanico, siamo vicino al mare, al nostro mar Mediterraneo. Se sei nei vigneti c'è sempre questo venticello costante che ti rinfresca in tutte le ore del giorno, anche ad agosto, nei mesi, nelle giornate più calde, c'è sempre questa brezza marina che arriva e che fa muovere le foglie. L'elemento che contraddistingue tutti i nostri vini credo sia la mineralità. L'eleganza, sono tutti molto sobri ed equilibrati. Cincinnato è modernità perché ogni anno sperimentiamo nuove tecniche in campagna, in cantina, e ogni anno siamo curiosi di scoprire qualcosa di nuovo. Cincinnato è antichità perché porta con sé la storia romana.